Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Tech Vape. Oggi recensiremo una serie di liquidi della Cigarette Express. Non so se li conoscete, no. Più precisamente Yaba King. Ma non ci dilunghiamo troppo, prima di tutto, sigla! Allora, li avete visti bene o male sul sito di Napoli, se non l'avete visto guardatelo qui, vi linkeremo anche sotto il minuto in cui troverete tutta la serie che abbiamo provato lì a Napoli, ma abbiamo preso dei campioni che più ci sono piaciuti, ecco. Quindi iniziamo dai cremosi. Abbiamo il The Chocolate Factory, lo faccio vedere. Questo è The Chocolate Factory del Choco Milk. Vi ricordiamo che ci sono sia il Choco Banana, il Choco Butterscotch, Choco Miele, Choco Milk scusate, Choco Strawberry, Choco Tella e Choco Tobacco. Benissimo, adesso andiamo alla prova di assaggio. Ecco il Choco Milk. Un po' beccuccio storto. Io mi ritrovo davanti a questo. Guardate. Non so se si riesce ad inquadrare. Adesso sì. Ok, questa è una boccetta veramente storta. Va bene, come è detto, la boccetta di Jigen. Choco Milk e cioccolato e latte. È la boccetta. Facciamo di Jigen. Un assaggino veloce sul ditino. Cioè, è identico, il cioccolato è identico a quella fontana che ti ha fatto provare Maurilio, è qualcosa sì. Di micidialmente buono. Perché come l'ho definita io, il latte di ciccioneria per no, te. No, ragazzi, allora, se andiamo a vedere quel video, Maurilio alla fine della sua intervista ci fa assaggiare questa fontana al cioccolato, che è il cioccolato dove prendono, estraggono il gusto, l'aroma per fare questi aromi qui. E devo dire che è micidialmente buono, ragazzi. Mi ricordo prima di provarlo che sono formati da 55 ml, ora questi sono 10, sono di prova, e 70-30. Allora, consumo prima il lievito bravo. Questo è il mio tubo da cremosi, quindi no, se è buonissimo, io lo mangio, lo assaggerei così, manco lo svaperei. È buono però. Madonna. Andiamo a drippare. Trippa. Eccola qua, trippa sono messo bene, vai. No ragazzi, l'odore è buonissimo, sembra veramente una barretta di cioccolato. Che... faccia sta svapata, sir. Madonna, la fumosità è bellissima. No. Cioè, è un è come mangiare il cioccolato al latte. È buonissimo. Maurilio, caro Maurilio, so che stai guardando il video perché me l'hai chiesto. Mandacene a quintale di questo. Cioè è buonissimo. Cioè... il cioccolato al latte è la stessa fontana che mi hai fatto assaggiare. E tra l'altro ho assaggiato anch'io e ho definito l'atto come un atto di ciccioneria perfetto. È buonissimo! Cioè ragazzi, allora sentite, questo non è nemmeno cacao, è proprio cioccolato. Sì. Cioccolato con questa spunta dietro. Ci avete presente quelle barrette di cioccolato con all'interno il latte? Buono. Ecco, quella è la stessa cosa che state svapando. Però è un cioccolato un po' più fondente rispetto al normale, però... è meno dolce, secondo me nemmeno stucca troppo alla lunga. No, sinceramente no, però cavolo è buono. Grazie, è qualcosa di micidialmente ottimo. Consuma questo. Benissimo ragazzi, adesso andiamo a provare il nostro Creamy Maria. Adesso ve lo faccio vedere da vicino mentre Beppe ci illustrerà i suoi ingredienti. Ecco. Allora, il Creamy Maria fa parte della serie Yaba King, sempre 55 ml e 70-30, di cui troviamo il Maria Ozawa, fresca arancia rossa e mango, il Creamy Maria, quello che state vedendo, ciambella al cioccolato con arachidi. Vi lascio immaginare a cosa potrebbe somigliare. Roba che se Homer venisse a sapere di un liquido del genere. Il Black Maria, tabacco orientale e vaniglia. E il Di Maria Signature, budino alla fragola. Sempre prodotto da Cigarette Express, Yaba King. Anche questa ha preso una brutta piega. Sono proprio le boccettine che sono storte. Assaggiamo. È una nocciolina dolce. Assaggia. Ti prego, assaggia. Io l'ho assaggiato, ragazzi, è qualcosa di spettacolare. Ragazzi, allora... qui dice no. Ciambella al cioccolato con arachidi. Allora, il cioccolato si sente veramente alla fine, ma all'inizio, sentite quel gusto di arachidi dolci, avete quelle che voi a Natale sbucciate e mangiate? Quello è impasta allo stesso modo il gusto, e quello è micidiale. Lo so,
È da berlo, è da berlo. Questi sono soldi quindi da bere, non sono da svapar, ragazzi. No, consuma. Non c'è consumato, non ti preoccupare. Vabbè. Cioè, ragazzi, Cigarette Express ha fatto un lavorone su questi liquidi, ha fatto una ricerca micidiale. Allora, sentite il gusto della pastella. Cioè, allora, svapato e degustato sono due gusti totalmente diversi. All'inizio, se lo degustate, sa di nocciolina e poco di cioccolato. Quando lo svapate, sentite la pastella della ciambella e accoppiata nocciolina, che la sentite molto secca, che impasta anche un pochettino, e alla fine un po' di cioccolato. Cioè, ha un equilibrio questo liquido che è qualcosa di magnifico. Maurilio, hai fatto un'altra magata. Siamo al secondo liquido, ti diciamo sì. Mauri, io non ho parole. Lo dissi quando ci siamo incontrati alla fiera a Napoli, che erano favolosi. E lo ridico ora, favoloso. Questo è il mio liquido preferito. Ti prego, mandami 5 litri di questo liquido perché è buonissimo. È un bottiglione anonimi, eh. No, poi sì. Li mettiamo nella carta, tipo gli americani che hanno, che bevono l'alcolici. Sì, no, ma cioè, è favoloso. È un qualcosa di spettacolare. Se amate i cremosi, Cremi Maria e il Choco Milko, tutta la serie in generale è buonissima, ma questi sono ottimi. I liquidi di punta cremosi, io credo che siano questi, al nostro modesto parere. Io non ho parole. È inutile che fai così gestacci, eccetera, eccetera. Va bene, però abbiamo anche i liquidi più fruttati per voi. E ora ve li faremo vedere. Mentre Beppe ci illustrerà gli ingredienti e ci dirà cosa contengono questi due meravigliosi liquidi, allora, intanto volevo mostrare. La serie Sachets Juice è composta da 5 liquidi: Exito, gomma da masticare all'anguria, Evening News, cremosa vaniglia con mais fresco, No More, ribes nero e melograno, Mango Nice, limonata fresca con mango, e Just Grab It, uva fresca e dolce. Noi abbiamo l'Exito e il Mango Nice, quindi andremo a provare gomma da masticare all'anguria, ecco, che io ancora non l'ho provata. Io sì, ed era favolosa. E il Mango Nice, ma lo proveremo nel mio favoritissimo Goon 24 su un bel totem. Per tutti quelli sbavatori e... Per la cronaca, sì, è originale. Sì, esatto. Ci è costato un botto. Il Sanchez al mango. Successo. Ok. Il successo al mango. Il mango ha fatto successo ultimamente. Dall'or sì. Mango in poi è stato. Specialmente per lui. Io quando lo assaggiai dissi: Beppe, questo secondo me ti può piacere. Infatti lo andiamo subito nella vita a provare. Svitol. Questo non è come quella torripido che ci ha messo 3 ore per svitare. Oh, questo non c'è la cannuccina. Questa è la cannuccina dritta. Allora, assaggiamo il Mango Nice. Minchia, è fresco. Te l'avevo detto che ti piaceva, minchia. Ti sarebbe piaciuto. Minchia, se è fresco. Allora, andiamo a drippare. Lo faccio vedere da qui. Fai il lato. Addio. Caduto. Pezzettino, oh, il drip è la cosa più bella che un vapor possa mai fare. Chiudiamo. It's vaping. Ok, lo svapo è meno fresco. Allora, non è invasivo, il drip un pochettino. Non è invasivo come i liquidi malesiani a cui siamo abituati. È più un mango alla Mr. Mango, mi sembra si chiama, che è meno mangoso ma giusto, equilibrato e fresco al punto giusto che potete svapare tranquillamente anche d'inverno. Ecco, non è come un ornimango che vi ghiaccia il cervello. È un all day. È un all day, molto leggero. Buono. Buono, non è... Non è quella come l'ornimango malesiano che ti lascia quello strozzatamento in bocca e ti dice: ah, mi sta gelando completamente la gola e il cervello, come ha detto prima Beppe. È molto leggero, fresco al punto giusto e a me non stucca. Secondo me è un fruttato all day che potrebbe piacere anche a tutti, specialmente a te. Andiamo a provare l'Exito. Ripetiamo, l'Exito è la gomma da masticare all'anguria. Ricade tutto, ma non ci interessa.
anche frizzantino un po' questo qui, sto mauro. Ci ha fatto caso? Ma minchia. Avete presente? Da bambini, in quei distributori tondi, quelle palline a gomma che c'erano all'interno, colorate ad anguria, che voi prendevate e masticavate. Bene, allora, il Success Exito è praticamente quello. Cioè, è quella gomma da masticare che voi mangiavate da bambini. Ancora non è finito? No, ho impregnato. Ma è troppo buono. Troppo buono. Quello di prima, ragazzi, però adesso proviamo la gomma da masticare all'anguria. Minchia, raga. Anche questo è buono, io l'ho provato. Allora, l'anguria non è qualcosa che mi piace particolarmente da svapare. Ho avuto anche liquidi all'anguria e non sono granché perché stuccano. Questo sa di chewing gum, ragazzi, sa di gomma con quel retrogusto di anguria dolce, non quella lì più fruttata che sentite in realtà. Quell'aroma che sentite nelle gomme è la stessa identica cosa, ragazzi. È qualcosa di buono. Ma cioè, questi liquidi si stanno rivelando uno meglio dell'altro. Paoli, io non ho parole nemmeno su questo. È buono. Passiamo agli ultimi due, alla sorpresa finale. Ma questi farli vedere te, intanto li faccio vedere io, ma li faccio vedere da qui a questo giro, guarda, voglio farli vedere da qui. Il Don't Tell Mama, ok, abbiamo messo a fuoco. Abbiamo il l'energy drink, ok, l'energy vape, e il banana berry. Che cosa sono questi Don't Tell Mama? Se riesco a Nick, trovare intanto non trova le descrizioni, ma il Don't Tell Mama sono qui. E non c'è scritta la descrizione. E questo è bello, perché di questi due gusti qui scopriremo noi. È un incognito, infatti questi dei coglioni. Allora, iniziamo con l'Energy Vape, che so in realtà cosa è, lo sa anche Nick. Sì, dovrebbe essere quella bibita famosa che vi manda in defibrillazione una volta bevuta. Sì, intanto apriamo, perché comunque c'è un po' di vapore, un po' troppo. Sono libidi veramente vaporosi. Io da quante amiche c'è qua dentro, non ti vedo neanche la barba. La barba è sparita. Sì. Cheers. È una Red Bull. È una Red Bull. Non ti cospiace. È una Red Bull. È una Red Bull. È una Red Bull, ragazzi. È una Red Bull. Ma frizza anche come la Red sì. Bull. Dripa. Ragazzi, Red Bull, sapete cos'è? Bene, questo liquido è Red Bull, si chiama Energy Vape, ma è Red Bull. Sì, è una roba che ogni svapata che date sono circa 20 tazze di caffè. Altro che vi mette le ali, questo vi mette proprio il razzo nella schiena, come Winnie Coyote, partite per la luna. È quello, io l'ho assaggiato, è quello. Io l'ho assaggiato, è quello o non è quello? Grazie a Red Bull. Cioè, io spero non ci chiudano il video perché abbiamo detto troppe volte Red Bull, ma è Red Bull. Cioè, sì, in effetti sì. Don't Tell Mama, ti mette le ali. Mi sa che mi piglierà per il culo mai dire svapo su sì, anche video. Secondo sì, me, sì, anche sì, secondo sì, me. Sì. E te lo meriti. E ti facciamo un'altra trippata. Sì, vai, è troppo buono. Mamma mia, ragazzi. Vabbè. Che vi state perdendo. Se non li conoscete questi liquidi, mi raccomando, fatevene una scorta. Sì. Mi sento già energizzato, non vorrei farvi... Andiamo sull'ultimo, dai. Andiamo sul Don't Tell Mama banana berry. Questi sono, diciamo, i gusti shock della giornata, perciò li abbiamo lasciati per ultimo, perché sapevamo che non qualcosa di micidiale. Allora, sempre a boccettine. Maurizio, allora,
cambia ste boccettine, perché siamo già alla terza boccettina, che bella che è storta, per favore, dai, sono brutte da vedere. È la boccettina di chicken. Lo assaggiamo, tanto fai anche questo. Ok. Non ci interessa. Scende un po' a cazzo di cane. Vabbè. Sento moltissimo la banana. A me la banana, allora, a me la banana non piace. Così a gusto a me la banana non piace. Va svapato. Berry è un frutto rosso, non mi viene il nome. Sì, c'è anche un frutto rosso. Credo, ma non è, no. Banana e mora. Ci sta, come se fosse tipo la banana split. Sì. La ciliegia. Lampone, come cacchio si chiama? È un frutto rosso. È un frutto rosso, quel lampone rosso, come cacchio si chiama? La marena. Può darsi. Banana amarena. Senti, io sarei anche per provarlo su il Cosmo questo. Sì, anche secondo me, perché secondo me c'è una punta di gelato forse, che ricorda un pochettino quella banana amarena. Guarda molto banana split. Banana amarena. Minchia, sei buono. Te l'ho detto, banana amarena. Minchia, sì, amarena. Ragione. Sembra molto amarena svapato, ora... Io voglio provare anche sul Cosmo, scusatemi. È quel tipo di gelato all'amarena che si mangia tipo l'estate. A me piace tantissimo, fior di latte amarena. E poi questa banana, che non stucca. Si beve questo in trisoff. Di quell'altro. Un triso di noccioline. Vabbè. Ricapitolandolo, abbiamo la serie Sachs. La serie Abba King, Don't Tell Mama e infine la serie The Chocolate Factory. Bene ragazzi, per oggi è tutto, abbiamo visto questa carrellata di liquidi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, Facebook, Instagram, al gruppo Calat Svapo. E mi raccomando, lasciate un bel pollicione se vi è piaciuto il video. Ciao ragazzi.